Ma mi pare evidente che questa costituzione che hanno dipinto come un ferro vecchio è stata la garanzia del progresso per buona parte di questo paese. Qui in piazza ci sono bambini delle elementari che forse sono tutelati dal fatto che la Costituzione sia ancora questa. Un paese sano, si dice sempre, è anche un paese dove ci sia un'informazione sana. Secondo te il nostro paese rispecchia questo modello attualmente? No, per niente, è un'informazione inquinata, ammalata, minata dai conflitti di interessi, in cui la tentazione di fare una specie di due gazzettini propagandistici per le due opposte fazioni. E questa è la condizione in cui il giornalismo, che dovrebbe raccontare la complessità, lavora peggio in assoluto. Ma ormai siamo in un paese dove ti giri dalla parte della scuola e ci sono tagli perché bisogna risparmiare, ti giri dalla parte della cultura, 27 milioni del FUS congelati perché bisogna risparmiare, giustizia, tagli perché bisogna risparmiare, addirittura riformando ulteriormente quest'ultimo settore. Secondo te che futuro ci può aspettare con delle anticipazioni così? No, devi anche aggiungere che però si danno più soldi alle scuole private, all'università privata, e siamo diventati l'Italia del CEPU, quindi bisogna semplicemente chiudere questa parentesi poco edificante dell'Italia del Bunga Bunga e del CEPU e ritornare a quella della Costituzione e del sapere. Certo, perché questo possa succedere bisogna anche levarsi alle palle 300-400 mammut del centro-sinistra che sono anche qui intorno, vecchi, stupidi, che anziché fare l'opposizione guardano gli altri che fanno l'opposizione. Un fenomeno strano di voyeurismo politico. Molto spesso si dice che gli italiani tendono a votare Berlusconi piuttosto che a votare a sinistra. Secondo te è vero? Sai, è come avere due prodotti. Se uno ha un brutto prodotto vecchio che però conosce da tanto tempo e un altro prodotto più vecchio che però non conosce, magari si tiene la scarpa vecchia del berlusconismo piuttosto che prendersi ancora i vecchi rottami di una classe di gente. Cioè, guardateli qua, sono i segretari dei partiti di centrosinistra che anziché chiamare la gente in piazza vanno in piazza a vedere la gente e poi magari pagano il palco per salvarsi l'anima come uno dà i soldi al sordomuto che ti mette il pupazzetto sul tavolo. E quindi a me mi fa un po' incazzare, perché è un segno del degrado di questo paese. Cioè, anziché pensare a come si tira giù questo governo, sono contenti che non si vota. Bersani, Franceschini, sono felici come delle pasque, che cazzo hanno da essere felici non si sa. Quindi credi ci sia bisogno di un cambio di rotta prima di tutto come politica alternativa a questo governo? Vanno tirati giù con il napalm le mummie del centrodestra e le mummie del centrosinistra. Finché non accade questo è un paese bloccato, è un paese in cui non c'è un testa di cazzo che abbia protestato per lo scoop della mia collega Sandra Murri, che ha raccontato dei ragazzi della casa dello studente scampati al crollo che sono stati cacciati dalla caserma dove erano stati alloggiati perché hanno fumato una sigaretta e si sono accesi un fornelletto. Ma non c'è uno di questi dementi che ha detto andiamo a fare una manifestazione, facciamo un'interrogazione parlamentare? Leggono i giornali e non se li ricordano neanche tanto bene, vanno nei programmi, nei talk show e si fanno schiaffeggiare dalle Santanchè che sono molto preparate e agguerrite, e quindi perché il paese dovrebbe dare spazio a questi cadaveri? Domanda banale senza risposta. Perfetto, ti ringrazio.